Ciao a tutti, benvenuti su Deep Climbing, io sono Daniele. Oggi in questo video vi voglio parlare di come tutti noi, seguendo semplicemente i principi fondamentali dei metodi di allenamento, possiamo riuscire a strutturare degli allenamenti che siano semplici ed efficaci e che vadano a rispettare tutte le indicazioni che ci sono fornite dalla scienza e dalla teoria dell'allenamento. Il concetto fondamentale che voglio trasmettere in questo video è che tutti noi, senza inventarsi nulla di straordinario, senza seguire protocolli di allenamento complessi, complicati, sofisticati, ma semplicemente seguendo i principi fondamentali dei metodi di allenamento che ci sono forniti in tutti i principali manuali, appunto, delle scienze e della teoria dell'allenamento, possiamo andare ad allenarci nel migliore dei modi. Vediamo quindi quali sono questi principi e come possiamo sfruttarli a nostro vantaggio per strutturare degli allenamenti efficaci. Io e Nini vogliamo tornare ad allenarci con costanza, determinazione e soprattutto ad una buona intensità. Negli ultimi 2 anni io ho arrampicato pochissimo, mi sono allenato in maniera abbastanza sporadica. Seguiremo insieme tutto il percorso mio e di Nini e tutti gli allenamenti nei prossimi video e vedremo insomma come strutturo questi allenamenti e le sessioni di arrampicata in generale. Vediamo adesso, scorriamo insieme questi principi fondamentali dei metodi di allenamento, vediamo cosa dice la teoria, vediamo come possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio. Primo principio che vediamo oggi, il principio dello stimolo allenante. Che cosa dice? Dice che ci vuole una soglia minima di stimolo per indurre dei cambiamenti funzionali, delle cambiamenti nella prestazione sportiva, quindi un aumento delle prestazioni. Questo cosa significa? Significa che se ad Amondra si mette a fare dei 6A, ecco che questo stimolo non sarà sufficiente per lui per poter indurre uno stress metabolico o comunque uno stress fisico per aumentare le sue capacità condizionali come forza, resistenza e quant'altro. Se invece una persona sedentaria, non ha mai arrampicato in vita sua, ecco che magari uno 6A potrebbe addirittura essere uno stimolo eccessivo, quindi bisogna trovare il giusto compromesso per creare uno stress. Il nostro corpo reagisce a questo stress e come reagisce? Agisce fondamentalmente aumentando il livello di forza nel tempo. E come lo possiamo sfruttare a nostro vantaggio questo principio? Lo sfruttiamo facendo esattamente quello che abbiamo visto nel video precedente, cioè abbiamo fatto dei test, io e Nini, abbiamo fatto dei test per capire qual è la nostra condizione fisica in questo momento e per capire a che percentuale del nostro carico massimale dovremo allenarci nelle prossime sessioni di allenamento per poter indurre uno stimolo adeguato. Secondo principio che vediamo oggi, il principio della specificità. Che cosa dice in grandi soldoni questo principio? Che se vogliamo migliorare in arrampicata, dobbiamo arrampicare. Se voglio migliorare in arrampicata, andare a correre, fare del fitness, fare della bicicletta, giocare a pallone, giocare a padel o quant'altro, potrebbe essere assolutamente utile per migliorare la mia condizione fisica, ma non migliorerò mai così tanto in arrampicata come se eseguo degli allenamenti specifici per l'arrampicata. Come lo sfruttiamo a nostro vantaggio? Ovviamente arrampicando, prestando grandissima attenzione alla tecnica. In questo primo periodo dell'anno io e Nini, che non abbiamo una condizione fisica adeguata, come struttureremo i nostri allenamenti? Che circa un 50% del tempo lo dedicheremo ad esercizi generali di forza generale, quindi trazioni, squat, stacco, panca piana, piegamenti, dip, insomma e gli esercizi classici, quindi 50% di esercizi diciamo a secco e invece un 50% di allenamento sulla parete di arrampicata, ma semplicemente perché siamo nel periodo di condizionamento fisico. Più andremo avanti con gli allenamenti, più la parte riguardante l'arrampicata sarà sempre più importante, quindi la maggior parte del tempo noi la dedicheremo facendo degli allenamenti specifici per l'arrampicata. Terzo principio, uno dei miei principi preferiti, cioè il principio del carico individualizzato. Che cosa dice questo principio? Dice che ognuno di noi ha delle proprie caratteristiche ed è inutile andare ad esempio a seguire delle schede di allenamento generico, le schede di allenamento di Adam Ondra, perché non sono individualizzate su di noi, non sono specifiche. Dobbiamo andare a creare e a strutturare gli allenamenti in base alle nostre caratteristiche e alle nostre necessità. È per questo che io e Nini ad esempio
esempio, abbiamo entrambi valutato il fatto che i nostri punti di debolezza erano, ad esempio, la forza di trazione, la forza di sospensione, quindi di prensione degli avambracci e delle mani, e abbiamo eseguito dei test, e sui test andiamo ad allenarci con delle percentuali rispetto ai nostri valori, non ai valori di qualcun altro. Stessa cosa sulla parete di arrampicata. Ci saranno degli arrampicatori che hanno necessità, per superare quella soglia minimo di allenamento di cui abbiamo parlato nel primo principio, ci saranno degli arrampicatori che hanno bisogno di allenarsi dal 7A in su, degli altri arrampicatori che già invece sul 5A, sul 5B riescono a fare un allenamento ottimo. Il principio del carico individualizzato sottolinea anche l'importanza di variare leggermente, essere elastici durante le proprie sessioni di allenamento. Se oggi come obiettivo mi ero dato di fare delle trazioni o di fare dei blocchi a un determinato grado, una determinata difficoltà, ma per mille motivi lavorativi, accademici, scuola, stanchezza, non sono riuscito a dormire bene, o mille altri problemi, non sono in grado di seguire proprio quella sessione come l'avevo pianificata, come l'avevo organizzata, nessun problema, dobbiamo adattarlo alle nostre caratteristiche. Quindi anche qui elasticità durante gli allenamenti. Principio del carico progressivamente crescente. Che cosa dice questo principio? Dice che non possiamo allenarci sempre e solo alla stessa soglia. Non possiamo fare per un anno di seguito sempre solo 6A. Non possiamo fare sempre solo trazioni a corpo libero, perché a un certo punto andremo in plateau, in stallo. Il nostro fisico non migliorerà più. Dobbiamo aumentare i carichi proprio per indurre sempre quella stress aggiuntivo che ci porta ad un miglioramento costante nel tempo. Anche qui i test sono fondamentali. Perché? Perché una volta eseguiti i test posso nelle prime sessioni, ad esempio, andare ad allenarmi al 70% di sospensione o di trazione, poi nel tempo questo 70% aumenta a 75, 80, 85, 90%, 95, poi magari eseguo un altro test e ricomincio. Stessa cosa per quanto riguarda l'arrampicata, i tiri o i boulder, i blocchi. Inizialmente, in questo periodo di condizionamento iniziale, io andrò ad eseguire dei blocchi molto facili a moonboard, non mi schioderò dei 6A+, quindi va benissimo fare 6A+ per mettere in moto un po' tutto il mio meccanismo fisiologico del mio corpo. Poi tra qualche tempo però devo per forza di cose aumentare il grado di arrampicata, perché altrimenti anche qui il mio livello prestativo non aumenterà mai. Come si può agire sulla progressione del carico? Fondamentalmente in due modi: o agendo sul volume o agendo sull'intensità. Tendenzialmente tutti sono concordi nel dire che inizialmente è molto meglio agire prima sul volume, quindi aumentare il volume di cosa? Volume di arrampicata, dei blocchi, dei tiri fatti, degli esercizi, quindi del numero di serie o numero di ripetizioni svolte, e poi, soltanto raggiunti dei determinati livelli, un determinato obiettivo che ci si è posti, a quel punto invece cominciare ad aumentare l'intensità. Ad esempio, io andrò ad eseguire delle trazioni all'80% del mio massimale, vorrei arrivare a fare 4 serie da 6 trazioni. Durante la prima sessione difficilmente ci riuscirò, nel tempo cerco di arrivare appunto ad una 4 serie per 6 ripetizioni. Raggiunto quell'obiettivo, ecco che il mio 80% di carico aumenterà, passerò all'82,5, all'85% del mio massimale. Stessa cosa in arrampicata. Come posso fare? Inizialmente farò 10 blocchi 6A+, la sessione successiva cercherò di farne 12, poi 14, poi 16. A quel punto, una volta che mi sento il grado molto consolidato, ecco che passerò ad esempio a fare dei 6B. Altro principio molto interessante, il principio della corretta successione dei carichi. Che cosa dice? Dice che ad esempio durante una sessione di allenamento prima mi devo riscaldare. Una volta che mi sono ben riscaldato, eseguo degli esercizi o di potenza o di forza, dove sono molto fresco, sia per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, sia per quanto riguarda la fisicità, quindi sono molto molto fresco.
Una volta eseguiti gli esercizi di potenza e di forza, ovviamente se sono un obiettivo di quella sessione di allenamento, allora passo ad esempio agli esercizi invece di resistenza alla forza, come potrebbero essere dei circuiti, dei tiri ad un'intensità più bassa e alla fine sessione, ad esempio, andare a fare un po' di stretching, un po' di allungamento e un po' di debriefing finale della sessione di allenamento. Questa è una corretta successione dei carichi. Nel mio caso, visto che sono in un periodo di condizionamento fisico, ad esempio, farò riscaldamento, poi mi concentrerò soprattutto sugli esercizi di forza a secco, soltanto in questo periodo, poi passerò all'arrampicata a più bassa intensità. Principio del carico variabile, che cosa dice? Dice che ci deve essere durante le sessioni di allenamento variabilità. Noi arrampicatori siamo fortunatissimi perché tutti i blocchi, tutti i tiri sono uno diverso dall'altro, quindi cosa c'è di più bello che arrampicare sempre in maniera su tiri e blocchi differenti, sempre variabili. Però dobbiamo prestare attenzione invece agli allenamenti a secco, non possiamo allenarci eseguendo sempre e solo gli stessi esercizi. Se per 1 o 2 anni faccio sempre solo le trazioni con lo stesso carico nello stesso identico modo, anche qui raggiungerò un plateau, non avrò mai dei miglioramenti aggiuntivi. Però viceversa non dobbiamo fare l'errore di cambiare costantemente i nostri allenamenti, quindi è giusto impostare un programma di allenamento che abbia a che fare con determinati esercizi. Questi esercizi però li dobbiamo mantenere abbastanza intatti per almeno un mesetto, 2 mesi. Dopo 1 mese, 2 mesi, ecco che possiamo andare a variare gli esercizi. E all'interno di questa variabilità ci sono un sacco di finezze, un sacco di strategie per poterlo variare. Già semplicemente la velocità con cui eseguiamo le trazioni, la posizione delle mani supina, prona, se vogliamo farle esplosive, se le vogliamo fare dei bloccaggi, delle negative, sono tutti quanti dei sistemi per variare questo stimolo allenante. Variamolo, sì, non troppo frequentemente. Non possiamo, se stiamo seguendo ad esempio un protocollo di sospensione, non possiamo pensare di ottenere risultato in pochissimo tempo e quindi continuare a cambiare protocollo di sospensione perché non vediamo risultati immediati. I risultati arriveranno nel tempo, 1 o 2 mesi, dobbiamo mantenere il programma così com'è, poi cambiarlo poco alla volta. Ultimo principio che vediamo oggi insieme, ce ne sono altri, ho selezionato diciamo quelli che sono più importanti, più pratici, più pragmatici per noi in questo momento, è il principio della relazione ottimale tra carico e riposo, perché voglio inserire in questo video l'importanza del riposarsi. Durante il riposo il nostro fisico mette in atto tutti quei meccanismi fisiologici per incrementare i nostri livelli di prestazione sportiva, quindi se non ci riposiamo, il nostro corpo non sarà mai in grado di aumentare il proprio livello. Il riposo è fondamentale sia all'interno della sessione, tra una serie e l'altra, sia tra sessioni di allenamento. Non dobbiamo fare l'errore di allenarci troppo, altrimenti incorreremo soltanto in problemi da un eccessivo stimolo allenante e non subiremo gli effetti della supercompensazione e quindi non riuscirà il nostro fisico ad aumentare la sua forza, le sue capacità condizionali. Quindi fondamentale riposarsi e riposarsi nel modo migliore, completo. Non facciamo l'errore di volerci allenare subito al 100% nel migliore dei modi, soprattutto se è da tanto tempo che non ci alleniamo con costanza. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale per seguire i futuri video. Io vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!